dice che poi scioglierò. Qui accanto a me ti sentirò, veglierò che mi porterà la libertà, io ti vivrò. Ti amo, Miki. Va, pensiero va, ma di do freschegge di libertà, palpitare il mondo sentirò. Zagare di sole tra le spine del tuo cuore scruterò, pallide emozioni tra i segreti del tuo cuore che catturerò. Timida passione, là nel cielo semplici parole che già si specchiano dentro di te, negli occhi tuoi più blu, nell'allegria della follia del mare mio. Timide parole col destino dentro al cuore sentirò, baci, sensazioni come tiepide emozioni che catturerò. Stringi questo cuore, tra i tuoi sogni sibila la voce tua, tra l'andare del vento qua giù, segreti tuoi per me, speranze mie che spargerò nel mare blu. Buonasera, benvenuti, buonasera, buonasera, buonasera. Rieccoci qua, stasera andiamo in onda a puntate separate. Dunque, durante il Gran Galà di San Valentino ci sono stati vari aspetti che hanno modificato un po' il calendario della trasmissione, non ultimo un grave problema tecnico dovuto al provider della banda, quindi noi siamo dovuti andare in simil diretta. Abbiamo cominciato a trasmettere alle 3, pur sapendo che saremmo andati in onda alle 19, ma alle 19 erano stati annunci sulla banda e quindi dovevamo riuscire a fare qualcosa. Quindi qualcuno è riuscito ad ascoltare in anteprima la trasmissione, un po' come si fa sui ponti di Rai e Mediaset quando preparano un programma. Altri l'hanno seguito alle 19 e altri possono sentire successo la trasmissione di San Valentino. Grande successo per i nostri ospiti, per Renato Novara, per Patrizio Prata, per Simone D'Andrea, e riascolteremo stasera l'intervista a Simone. E poi tutte le interviste verranno messe separate, quindi avrete anche un capitolo dedicato a Patrizio Prata con la sua sola intervista e un capitolo dedicato a Renato Novara, la sua sola intervista. Le sentiremo singole, di modo che possiate isolarle, avere solo la voce del vostro Beniamino registrata e conservabile, perché potete scaricare la trasmissione, che è un'opportunità che noi diamo perché sappiamo quanto vi possano piacere delle canzoni o vi possa piacere l'intervento di un vostro Beniamino. Allora, io partirei dal blocco dove è stato tagliato il povero Marco Soldà, che era stato intervistato perché era qui insieme a tutto il resto della redazione, a Filippi, a Veronese, all'altra Veronese, e quindi mi sembra giusto ascoltare tutto quello che Soldà ha detto, perché il suo intervento è rimasto inciso tra la fine del primo tempo del Gran Galà di San Valentino e l'inizio del secondo tempo del Gran Galà di San Valentino. Ma
da qui mancava un gran pezzo lungo. E adesso lo recuperiamo e ascoltiamo quindi questa parte di trasmissione che è finita censurata per motivi tecnici. Può succedere che una censura sia dovuta a un motivo tecnico e quindi non voluta per motivi censori classici. Crea la tua radio con Spreaker.com. Adesso è arrivato il momento per un siparietto. Basta, mamma mia, pure la sera di San Valentino baciatevi e non battete le mani. È arrivato il momento dei tanti segreti di un cuore innamorato. Lei ci è mancato molto. Io questa sera vi voglio anche un po' far sentire il dietro le quinte della nostra trasmissione, perché io non sono da solo. Con me ci sono Raffaella Veronese, che adesso è dietro la regia, prima o poi la chiamerò, ma c'è sempre con noi un nostro vecchio amico che abbiamo visto in Ulla Ciuppa e che ci accompagna adesso dietro le quinte, Marco Soldà. Marco, buonasera! Buonasera a tutti voi! Buon San Valentino, innamorati! Chi è innamorato e chi no, ovviamente. Ma perché parla così, come se avesse la colla dell'attacca alle labbra? Sai come? Mi hanno regalato per San Valentino un pacchetto di Mon Cheri, me li sono mangiati tutti. Adesso c'ho un po' qua, un po' sarà il liquore, sarà, non so, la cioccolata, però... Di che parliamo? No, sa cosa mi frega adesso? Chi va a chiedere alla Ferrero i soldi per la pubblicità che lei ha fatto dei Mon Cheri? Che non siamo mica pagati noi, Ho detto Mon Cheri? Sì, no. dica anche volevo per dire... far condicia adesso dica anche tutti gli altri cioccolatini. Baci, Perugina, no. Ferrero Rocher. Ma no, ma sono sempre quelli, sono sempre stessa famiglia. Baci, Perugina e poi che altro cioccolati? Gianduiotto. Finito, non faccia più il nome delle marche. Oh, io lo sapevo che lo facevo parlare, succedeva un casino. Allora, io desideravo solo che lei potesse fare gli auguri di buon San Valentino. Qui volevo darle la possibilità, visto che lei è sempre lì a scartabellare tra le notizie delle news della parte di cronaca, di salutare la sua fidanzata e di augurarle buon San Valentino. Oh, beh, questa è un'idea che non ci avevo neanche pensato. Lo faccio, già che ci sono. Ma perché lei è fidanzato? Sì, beh, ma non lo dica in giro. Pensa, lo stavo leggendo prima nel librettino che ho trovato, quello che dove apri i cioccolatini, come si chiamano? I baci per oggi. Basta! Allora, ok, lo faccio. Ma no, sei veramente fidanzato adesso? Certo. Ma non ti eri lasciato? Sì, ma poi mi sono... Con la stessa? Sempre con la stessa, ovviamente. Il vero amore non muore mai. Ma quella rompiballe... che studiava, che non si muoveva, adesso siete di nuovo insieme? Scommetto che non gliela farai ascoltare questa trasmissione, no? No, ci sta ascoltando? No, sta scherzando, non era quella, era un'altra. Era un'altra, sì, la rompiballe. No, ecco. No. Va bene, allora ti lascio il microfono per fare i tuoi auguri. Lo faccio, mi tolgo la maglietta. Ma no, ma che schifo, ma poi lo fai a casa dalla tua fidanzata, dai. Ok. Roxana. Come si chiama? Allora, se mi lascia fare le tolgo la musica, perché sennò già lei farfuglia, poi non si capisce. Vado? Sì. Ah, perché un po' di sottofondo c'era. Vabbè. No, vabbè. Ma poi non si capisce, lei non si capisce quando parla. Dai. Roxana. Ma chi è? Scusi. Ma si chiama Roxana? Certo. Va bene. Roxana si no, chiama. No, quella X. Scusi, no. Sì, vabbè, ho già capito. Vuol fare l'attore di teatro e vuol fare Roxana. La chiamo Ryan, lei? Si chiama Ryan. Vada avanti, che c'ho una serata che deve tenere un certo ritmo. Va bene, anche una certa. Va bene. Grazie. Amore, ti ringrazio per questi mesi che ho passato insieme a te. Sono stati dei mesi fantastici. Ho scoperto cose che prima neanche vedevo, neanche sentivo. Che è un uomo? Cosa?
No, no, così no, scusi, non volevo interromperla, vada avanti. Vado, sì, no, perché mi sembrava un filo di... Vabbè. No, vada avanti! Okay. Volevo dirti che questo San Valentino, voglio provare ad essere diverso, voglio provare ad essere... Lui è un uomo, lei diventa donna. Eh vabbè, ma se continuiamo così no, no, vabbè, ma scusi, mi scappa da ridere perché cioè, ma lei sta rovinando la, cioè il voglio dire filo, ci sono milioni io... di persone che ci stanno ascoltando per ascoltare fior fior di doppiatori, di ospiti, di cose, poi arriva lei a dire ste panzane. Ma faccia un augurio fatto bene, ma non sa che vanno di moda lì le striature di grigio, una roba da uomo maschio forte, adesso vengo lì ti trombo, una roba così. Amore, questa sera ti palpo le tette. Ti amo. Intanto si dice tette. Tette. Con la E aperta. Di Benedetto si dice tette? Si dice tette. Tette. Poi glielo faccio spiegare da Max. Sì, le tette nel tetto, ma. No, ma si allora figuri, non si ma... dice le tette. Le tette. Dipende se sono grosse. I capezzi, i seni, i capezzi sono tette. Guardi, lei è un cretino, vabbè, sta bene non in video a fare una ciupa ma dietro le quiste. Sto bene qui a mangiarmi cose come vabbè, si chiamano allora, sì, si mangi quelli lì. Allora io desidero ringraziare pubblicamente Marco Soldà. Non si ricorda neanche come mi chiamo. Ma perché ti chiamo in tanti modi? E poi si dice ti chiamo con Marco. Si dice Solda, Si dice Solda. Ma vai a cagare. Scusate, è San Valentino, volevo avere qualcuno dalla redazione che di solito sta in mezzo alla polvere, ai libri e ai tocchi. Ti chiamo Tarpone, ogni tanto dico dov'è il Tarpone, non lo chiamo Marco Soldà. E quindi volevo che tramite Marco Soldà tutti quelli della redazione potessero avere uno sfogo, ho scelto proprio il più deficiente. Ma guardi che là dietro alla macchinetta del caffè mi fanno i complimenti, Ma perché cosa? Ma se non abbiamo neanche la macchina del caffè. Ma certo che l'abbiamo la macchina del caffè, ne ho preso uno giusto due minuti fa. Sì, vabbè, ma questo qui. Il caffè Nespresso ho preso. Sì. Basta queste marche! Adesso ascoltiamo I tanti segreti di un cuore innamorato, una serie bellissima ma sfigatissima. Scusi, volevo fare... Se devo smetterla con le marche, posso cominciare col Molise, con l'Emilia Romagna, con... Vado a prendere un altro caffè. Guardi, lei vede, proprio non è tagliato. Va bene, stavo dicendo che adesso ci ascoltiamo una canzone, I tanti segreti di un cuore innamorato, di una serie molto bella ma molto sfortunata. Guarda caso il protagonista ero io con Emanuela Pacotto, perché andò in onda alle 23 di sera per fare un esperimento e dire vediamo se guardano i cartoni animati, comunque censurati, alla sera. E fu... una stronzata mandarli in onda a quell'ora, però adesso ci ascoltiamo I tanti segreti di un cuore innamorato, perché questa sera tutti siamo innamorati, dica anche lei. Questa sera tutti siamo innamorati. Tutti siamo innamorati. E il nostro cuore batte. E il nostro cuore batte. All'unisono. All'unisono. E dice. E dice. Marco Soldà, vaffanculo. Buonasera, arrivederci. E questa è la parte di Marco Soldà. Ma ci sono stati problemi anche con i collegamenti con gli ospiti. Per esempio, problemi con i collegamenti, con il collegamento con Simone D'Andrea, con il quale abbiamo dovuto registrare due volte la stessa intervista. Ciao Nino, scusa, abbiamo un problema, non ti si sentiva, dobbiamo riregistrare. Ce la fai? Accorcio un po', va bene? È successo proprio questo. No. È successo che Simone fosse in viaggio, poteva partecipare solo al telefono, in macchina, viaggiando, e nella prima registrazione non si sentì nulla. E quindi dovemmo riregistrare per riuscire ad averlo all'interno della trasmissione, perché lui ovviamente alle 8 o 9 sarebbe stato a cena con sua moglie, insomma. E quindi c'è stato anche questo misunderstanding, ma siamo riusciti a salvare la situazione. Per questo ci sono stati cambiamenti di orario, presentazioni ritardate, qui non c'era il microfono che andava, infatti io parlavo e sentite gli applausi mentre io annuncio Simone, ma in realtà
il microfono viene aperto dopo. Approfitto per farvi risentire l'intervista al nostro grande Simone D'Andrea, ne vale la pena perché un doppiatore così è più raro a trovarsi che e poi ha molto seguito presso di voi, quindi adesso partirà, e ora vi ho mandato il grezzo del blocco di Simone D'Andrea. Qui c'ero io che appunto raccontavo di Simone, della sua carriera, lo presentavo in maniera decente, ma non mi avevano aperto il microfono. Scendo, va bene. Comunque succede anche questo, questo è un po' di backstage della serata del Gran Gala di San Valentino. Vi faccio riascoltare Simone, per, come vi farò riascoltare tutte le interviste poi nelle prossime puntate. Allora, speriamo che parta. È stato un parto difficile. Simone, ti sentiamo, ecco, ti sentiamo bene. Allora, come stai? Bene, bene, bene. Voi? Noi bene, stiamo aspettando la serata di San Valentino. Siamo tutti insieme, sono tutti in chat, c'è un ascolto della Madonna, come si dice. Simo, come passerai questo San Valentino stasera? Passerò San Valentino con mia moglie, insomma, cercando di lasciare i bimbi a casa con nonni o zii. Quindi salutiamo anche Cristiana Rossi, che è la tua degna compagna, perché è anche una grande attrice e una grande adattatrice, e sentiamo molto anche lei in TV e ha un seguito che ci fa piacere. Siete un po' i nostri Angelina Jolie e Brad Pitt del doppiaggio, voi due. Magari mi piacerebbe. No, credo, dire che sì, dipende molto bene, eh. Sono io che devo galoppare per arrivare a Brad Pitt. Senti Simone, e quindi i cuccioli stasera li lasci a casa, poi io li chiamo cuccioli perché l'ho conosciuto i cuccioli, ma il tempo passa. E com'è essere papà? Hai scelto di essere papà con una carriera bella impegnativa, come sono cambiate le tue priorità? Ma devo dire che sono cambiate, nel senso che quando ci sono cerco di dedicare tutto il tempo a loro, quindi meno tempo per se stessi, ecco, questo è. Però ho la fortuna appunto di avere una moglie che fa il mio stesso lavoro e quindi capisce le esigenze di questo, quindi del nostro, insomma, ambito lavorativo, e quindi mi aiuta in questo, e io aiuto lei quando è possibile, è reciproca la cosa. Senti Simone, dimmi. Sì, dimmi. Nella tua carriera hai dato la voce ai personaggi più amati dei cartoni animati, e poi hai fatto un naturale salto, perché a mio parere, ma secondo il parere anche di molti critici e di esperti, hai una voce di quelle da mettere nell'album dei grandi, tanto è vero che hai interpretato grandi film e hai prestato la voce a attori come Colin Farrell, come Adrien Brody, aiutami tu, veramente, a Ryan Filippi. Ma ci sono stati... Dimmi, scusami. Sì. Io ricordo poi i film che mi sono piaciuti di più, però insomma, con una capacità di incollarti a ognuno di loro e a ognuno di loro in film diversi, davvero unica. E quindi ti faccio questa domanda: quando sei alleggio, che cosa fai? Pensi? Che metodo usi? Cerchi di aderire al personaggio? Lo studi? Sei te stesso? Il metodo Stanislavski? Cioè, cosa fai quando sei alleggio? No, guarda, la cosa che mi succede da sempre è intanto l'emozione fortissima ogni volta che sono alleggio e inizia una lavorazione nuova, che sia una serie, che sia animata, che sia un telefilm, che sia un film di circuito. Ho sempre quella voglia di mettermi in gioco, perché poi è il bello del nostro lavoro, nel senso che abbiamo la possibilità di fare ogni volta un lavoro diverso, un esperimento diverso sulle nostre capacità di attori, insomma, no? E quindi, anche se doppi lo stesso attore in più film, lui avrà fatto un lavoro di psicologia del personaggio, lavoro magari anche di mesi, e noi non abbiamo tutto quel tempo, quindi la concentrazione è massima, lo stato di
di adrenalina è al top, cerchi di concentrarti, ti azzeri come attore e cerchi di fare il più possibile quella cosa lì, ecco. Io non credo che ci siano grossi, come dire, la scuola è quella, cioè imparare a essere naturali e seguire quello che fa l'attore in originale. Per esempio, tu hai doppiato molte volte Colin Farrell. Già doppiare Colin Farrell in Alexander non è stata la stessa cosa che doppiarlo nelle regole del sospetto. C'era una timidezza diversa, certo, lì invece era una recitazione epica, è stato un grosso impegno, un grosso sacrificio. Sono stato diretto da Tonino Accola, che per me è il mio mentore in questo lavoro. Ho imparato un sacco di cose da lui, è uno dei pochi maestri rimasti, credo. Tra parentesi, le regole del sospetto lo incidesti per primo e oltretutto con un grande vicino, con De Niro, no? Sì, Carlo Valli in direzione e c'era Al Pacino, quindi dovevo confrontarmi con niente proprio di meno che con Giancarlo Giannini, che credo sia uno dei massimi esponenti. Siete stati a legge insieme? Di essere un grande, sia come in teatro, sia in televisione, sia al cinema, sia al doppiaggio, insomma lui è il top, quindi non è facile poi mettersi lì per un pischello come me a parlare con lui, ecco, questo sì. E siete stati a legge insieme? No, non ho avuto quella fortuna, siamo stati forse un paio di battute, ma lui, Giancarlo Giannini, faceva solo fa colonne separate, insomma, un grande professionista, stai lì, impari un sacco di cose. Certo, e poi comunque la costruzione del film era una costruzione particolare ed effettivamente molto affascinante. Ascolta Simone, c'è un film tra quelli che hai fatto, ricordiamo il film con Adrien Brody diretto da Monica Pariante, perché è un film di taglio diverso, un film che ha partecipato a festival. Molto bello, un film molto crudo, molto duro. Lui è bravissimo come sempre e credo che sia uno degli attori che ho doppiato io più difficile da fare, perché non lo prendi mai, cioè è veramente lui fa con lo sguardo, fa delle cose e vocalmente le fa altre, quindi è difficile proprio andare a beccare le corde giuste, l'emotività. Lui poi è un attore, sembra un attore di altri tempi, no? Mm-hmm. Recita tantissimo nel quadro generale di un film, è quello che ci mette tanta recitazione, cioè altri magari si appoggiano su ruoli più semplici, più naturali, nel senso che fanno tra virgolette loro stessi, no? Lui recita molto, quindi c'è una grossa ricerca del personaggio, ma nell'economia del film poi sembra quello più naturale di tutti, quindi è un grosso attore, veramente difficilissimo da coprire, come diciamo noi, per poi ottenere il risultato finale, incollarsi, che è una sì, e come ti incolli tu, manco il 100 chiodi, guarda. Magari, no. Senti, noi siamo, come mi piace dire, siamo dei pennelli, anzi io dico un pennarello, nelle mani dei direttori di doppiaggio. Certo che se hai dall'altra parte una grossa professionalità, questo di sicuro aiuta l'attore che c'è in sala. Certo, senti Simo, nella tua storia c'è un film che ti è rimasto di più nel cuore per il momento personale che stai vivendo in quel momento? Per allora, tua... come fatica l'ho già detto, è Alexander. Come battuta era un momento particolare della mia vita, avevo appena perso mio papà e quindi insomma non è che stessi proprio una crema, come dicono a Roma. Certo. La battuta di Superman è quando il bambino il bambino dorme, lui arriva e dice il figlio diventa padre e il padre diventa figlio, insomma lì credo di essermi commosso veramente, perché mi faceva molto male quella cosa in quel momento. Certo, ma tu da ragazzino ti saresti aspettato di doppiare Superman? O di doppiare un personaggio storico come Alexander? Lo sognavi, lo desideravi? Sì, bene. Devo essere sincero, sì. Credo che capiti un po' a tutti noi di sognare dei ruoli di quella dimensione lì. Senti, qual è la battuta che più volte hai dovuto ripetere in un film? Credo che sia quella di Alexander, possibile? Sì, ma come fate a saperla? Insomma, le mie fonti. Perché c'era il consulente americano della Warner, quindi Ray Gilmore, che è un grande, perché sì. Tutte le edizioni.
sì, in tutta Europa, no? Sì. E lui sa esattamente l'intonazione e il modo di dire di, delle diverse lingue. Allora mi ricordo che c'era questa scena dove io dovevo dire festione, amame, non per quello che sono, ma per chi sono. E l'ho detta 54 volte, credo, adesso non vorrei sbagliarmi, ma con una colla che non ce la facevo più, insomma, mi sono sentito un po' cane. Sì, sì. Però capita. Conosciamo il personaggio, che poi è un personaggio che quando ha fiducia ti fa fare poi il film, perché ha capito che sei quello giusto. Senti, Simo, tra parentesi, hai conosciuto, a proposito di schiettezza, Colin Farrell proprio alla prima del film. Alla prima di Alexander, Colin, che oltretutto è una persona che adesso è diventata molto meno grezza, come si dice, ma è molto schietto e molto diretto. E so che ha apprezzato molto il tuo doppiaggio, so che ha apprezzato molto il modo, e che te l'ha anche detto, se non ricordo male. Sì, ma sai, lì non capisci mai. Vabbè. No, io lo so. Ecco, però, bene, mi fa piacere, allora ancora di più. Sì, io so che era molto, molto... Abbiamo fatto delle foto insieme, abbiamo scambiato due chiacchiere, ha detto, insomma, sul doppiaggio, very good, dubbing, insomma, adesso non mi ricordo esattamente che cosa... Sì, io so che era molto sincero, perché ho avuto poi modo di avere un carteggio con lui e anche un incontro con lui, quando ancora non aveva... Tutto il doppiaggio credo che abbia vinto a livello europeo. Sì. Quando lui adesso ha avuto il figlio si è calmato molto. Quando tu hai doppiato Alexander, lui non era ancora papà. Ed eravamo, insomma, in una situazione bella barricata, quindi era molto sincero. Era un momento molto vero e te lo riferì. Ma tu hai intervistato lui? Io lo conosco da tantissimo tempo ed è una persona, sì, che ho intervistato, e che poi è capace di mettersi nell'angolo di un bar e di non cagare nessuno e di capire che tu gli vai bene, e da quel momento, cioè tutte le volte, no aspetta, toglietevi che c'è. Lui è fatto così, è veramente pazzo, e l'ho adorato in Friday Night, dove fa il vampiro, perché quando gira gli occhi e imita il giro degli occhi della bestia, insomma, è incredibile. Senti, io ti lascio alla tua serata, ti devo fare la domanda di rito, perché lo vogliono sapere tutti, il personaggio animato che ti è rimasto nel cuore dei cartoni animati. Non ci sono dubbi, Yuri di Piccoli Problemi di Cuore. Grandi ricordi, perché insomma Loredana Nicosia diresse quella serie, io ero un pischello che approcciava questo lavoro con tutta l'umiltà e la passione del mondo, però avevo di fianco Elisabetta Spinelli, che era già un mostro allora, e insomma la fatica è stata tanta, però grandi ricordi. Poi tu facesti ben due sessioni di provini, perché prima facesti il provino con tutti quanti, poi tornasti in sala perché Alessandra aveva un dubbio, voleva che la tua voce fosse in un certo modo, e quindi tu tornasti in sala, quindi fu molto laborioso come provinaggio della serie. Fosti scelto tu, e poi noi abbiamo lavorato tantissimo insieme, perché tu e Elisabetta avete lavorato su una storia riscritta da me, sui testi riscritti da me, e devo dire che siete stati eccezionali, perché se i Piccoli Problemi di Cuore ha fatto 21% di share e degli ascolti quasi di 4 milioni quando ha fatto le tre serate di Rete 4, lo dobbiamo a un cast eccezionale come la coppia. Guarda, Simone D'Andrea. Io sono andato, ero a Roma, credo, sono andato in un negozio, non voglio fare pubblicità, di scarpe, molto famoso, molto commerciale, e ho preso un paio di scarpe da tennis per me, che insomma non ne avevo più. Vado a pagare con la carta, mi chiede il documento questa ragazza, e mi dice, ma lei è Simone D'Andrea, il doppiatore? Dico sì. No, Yuri di Piccoli Problemi di Cuore. È stato geniale. È la serie che è rimasta nel cuore. Noi poi abbiamo due chicche questa sera, ascolteremo una canzone di nuovo insieme, dove alla fine io, te, Nadia Biondini ed Emanuela Pacotto facciamo il coro. E l'abbiamo incisa per lo special di Yamato, e poi c'è un'altra chicca, la canzone di Sailor Moon, dove io mi appoggiai a te perché ero
più emozionato di te, ma tu avevi molto più passato canoro, perché dovevamo fare questa canzone fuori tonalità e, mi ricordo. E fu una cosa che rimase incisa nel disco RT, del quale stamparono due volte le copie. Senti, Simone, al passato che è passato, brindiamo al presente, perché il momento è adesso, e al futuro. E ci vuoi lasciare con una chicca? Quando ti sentiamo la prossima volta? James Franco in Spring Breakers uscirà credo il 7 marzo, e lì è stato anche lì un bel lavoro, perché è un attore poliedrico molto duttile, fa questo rapper della Florida, insomma un po' così con i denti d'oro. Gran bel lavoro, sì. È stato diretto da Massimiliano Alto in questo film. Massimiliano Alto, che salutiamo. Assolutamente, assolutamente lo salutiamo. Non è la prima volta che doppi James Franco, perché l'hai già doppiato per Fox in un film abbastanza difficile, sì. Perché fu un film Giovani Aquile, se non sbaglio, sì. Perfetto. Senti, Simone, you are... Mi lascio con un saluto. The number one, sì, c'è, è ora il momento del tuo saluto per San Valentino alle tue fans. Auguro a tutte voi e anche a tutti voi un meraviglioso, strepitoso San Valentino. Grazie a Simone D'Andrea, grazie Simo. Sei un grande, a prestissimo, ti vogliamo bene, a presto. Anch'io a voi, grazie a voi. Grazie ciao a voi. Simone, ciao. Il grande Simone D'Andrea è stato con noi, una grande emozione, veramente. Simone è un amico e poi ha fatto grande il doppiaggio di Milano, veramente. Siamo felici. Perché tiene alto veramente il nome di questo lavoro, con un'integrità, una dignità, una correttezza decisamente uniche, e un talento indiscutibile. Allora un saluto anche a Cristiana, un bacio a Cristiana Rossi, ai due cuccioli della famiglia D'Andrea. Passate uno splendido San Valentino anche voi, fans di Simone D'Andrea. Spero di avervi accontentate. È molto difficile intervistare Simone, noi ci siamo riusciti, e adesso ci ascoltiamo la versione più bella per quanto mi riguarda di Libera, canta Germano Di Mattia, con un arrangiamento sinfonico davvero significativo che tocca il cuore. Dopo Simone D'Andrea non potevamo avere canzone migliore. Forse no.
vedere con quegli occhi dall'assù quel mondo piccolo che tu. Nella foglia bianca così timida, forse non lo penserai di trovare un altro prato. Dunque, un discorso che mi piace tanto è che abbiamo aperto una rubrica Talento Puro, che è stato un portale che noi abbiamo di tempo fa per i nuovi talenti. Nuovi talenti, ci interessa conoscere nuovi talenti del rap, ci interessa far ascoltare brani di nuovi personaggi, ascoltarli, intervistarli, non solo musica, ma ci interessa, come avete visto, parlare di disegnatori emergenti, come abbiamo fatto a Natale con le nostre Valeria ed Ilaria, che poi hanno lavorato con noi per un'edizione Mondadori, per il calendario dell'avvento uscito con TV Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna, con la nuova arrivata del mondo della fantasia, che adesso ha preparato delle caricature su di me, ma lavorerà con noi su un altro progetto discografico. Quindi ci fa molto piacere. Abbiamo parlato di nuovi talenti con il progetto di Senseiya Omega Gazzetta, con gli altri progetti dedicati ai Cavalieri dello Zodiaco, e vogliamo continuare così. Quindi, se avete delle idee, se avete dei progetti, se volete essere intervistati, se volete avere una vetrina piccola, grande, insomma piccola per il nostro programma, cioè comunque volete farvi conoscere dal nostro pubblico, siamo qui, contattateci, potete scrivere direttamente sulla nostra bacheca, su Notte Piccola per Miss Marple, nei messaggi, ci potete mandare un messaggio privato su Facebook, oppure potete lasciarci un messaggio sulla bacheca di Spreaker, oppure potete mandare un messaggio a Ryan Carrassi, ryancarrassi@aol.com. Saremo molto felici di avere i vostri primi lavori, di parlare con voi anche di progetti che avete solo in testa, e magari di mettervi in contatto con maestranze che producono, che distribuiscono, e magari finiamo per lavorare insieme. Dovete sapere che la collaborazione con Germano Di Mattia, ma anche con tutti i nostri disegnatori, ma con i nostri musicisti, Alessandro Porcella che firma le nostre canzoni, sono tutte nate in internet, e tranne delle rarità come Alessandro Porcella non ci siamo mai incontrati. Abbiamo fatto dei bellissimi lavori musicalmente, noi abbiamo lavorato su Ennio Morricone, una cosa che è stata tolta da Wikipedia per esempio, perché capito, non ci può stare. Abbiamo prodotto la colonna sonora di Romanzo Criminale, di Rio, il film
dove c'erano i Marta sui tubi, Roy Paci e tantissime guest star, ma abbiamo prodotto anche tanti DVD, nei DVD mettiamo anche dei video dei nuovi talenti, quindi fatevi sentire, palesatevi, qualsiasi sia il vostro sogno, volete diventare ballerini, cantanti, disegnatori, cuochi, qualsiasi cosa, qualsiasi idea, avete fatto dei corti su YouTube, avete disegnato, disegnate, fatevi avanti, noi diamo spazio, ci piace dare spazio a chi idee, a chi si impegna, a chi ci crede, a chi ha un sogno e lo vuole realizzare, e siamo sicuri, esattamente come è successo al sottoscritto e a molti altri, che potranno realizzare il loro sogno, e noi speriamo di aiutarli in questo. Anche in Libera si parlava di angeli, io vi saluto con Angeli tra piume bianche, con il mio testo, la voce di Alessandro Limonta e la musica di Stefano Fucili. È una canzone che trovate su internet, su iTunes e su altri 70 negozi digitali, insieme ai Sensi della nostra vita, che è la canzone che ho scritto a quattro mani con Germano Di Mattia, con la musica di Alessandro Porcello. Bene, ho finito, vi auguro una buona serata, una buona nottata, l'auguro anche a me, è stata una giornata difficile ma resisteremo, noi non ci facciamo, ma ci dovete sparare, ci dovete sparare e prendere anche bene la mira. Vi voglio bene, buonanotte, Angeli tra piume bianche, molto natalizia ma anche molto con molti riferimenti a Sailor Moon, è comunque una bella canzone alla quale sono affezionato. Se saprai guardare oltre queste mura di città così grigie, già oscure, tra lo smog nel cielo nuvoloso e tetro, tu vedrai le piume candide, sono invisibili ai nostri occhi ma ci circondano come fiori, sanno volare sempre più in alto per avverare cosa hai nel cuore, volando a zeffiri sogni. Tu lo sai che non è facile vederli, ma se vuoi e se ci crederai con forza, tu saprai avvistar le rotte dell'amore che quest'universo. Sono invisibili ai nostri occhi, ma ci circondano come fiori, sanno volare sempre più in alto, per avverare cosa hai nel cuore, volando a zeffiri leggeri, tra i natali di oggi e ieri, e tra le pieghe di mille piume, sanno avverare i nostri sogni. Sono invisibili ai nostri occhi, ma ci circondano come piume, sanno volare sempre più in alto, per avverare cosa hai nel cuore, volar tra zeffiri leggeri, tra i natali di oggi e ieri, e tra le pieghe di mille piume, sanno avverare i nostri sogni. Nel tuo Natale.
Combattete sempre per voi stessi, i vostri sogni, per la dignità vostra e degli altri. Non lasciatevi intimorire, non lasciatevi ricattare o manipolare, non lasciate i vostri desideri e che oscurino i vostri orizzonti. Sempre. Buonanotte a tutti. Grazie di essere.